interrelazionale. E quando una cosa è molto interrelazionale? Quando un codice unitivo funziona tra due diversi sistemi di riferimento, cioè quando avviene una comunicazione. È chiaro questo passaggio? Cioè, lo ripetiamo in sintesi, tanto più un messaggio sarà efficace, quanto più sarà condiviso, ma sarà condiviso tanto quanto sarà comunicativo, e sarà comunicativo nella misura in cui si riuscirà a trovare un codice condiviso che connette realtà tra loro estranee. Benissimo, fin qui. Allora è chiaro che in questo aspetto diventa cruciale la figura di colui che fa il copywriter, il writer o, in termini più generali, il creatore di contenuti. Perché copywriter, lo dice la parola stessa, è uno scrittore, writer, che scrive per un ente, copy. Non confondiamo mai il copywriting con il marketing, da un lato. Perché non so. Buongiorno. Salve a tutti. Il copywriting va distinto, da un lato, dal marketing, perché non si tratta di semplice advertising, ora diremo perché. E dall'altro non incappiamo in quello che potrebbe essere un'ambiguità semantica di ordine politico che capita spesso tra copywriting e copyright, no? Perché a volte ci si confonde, non voi, ma capiterà che ci sono delle confusioni in base a quella che invece una parentela soltanto con copyright, cioè i diritti d'autore, che pure è un problema molto ampio all'interno di internet e che ovviamente non affronteremo, ha ben poco a che vedere con i copyright, se non nella misura in cui chiunque scrive è chiaramente l'autore di ciò che scrive in maniera problematica all'interno della rete. Chiarissimo? Ma l'interesse primario su cui vorrei soffermarmi è quello che dicevamo prima, cioè la differenza tra copywriting e marketing, perché è una differenza sottile ma profonda. Qualcuno di voi ha in mente in che cosa essa possa consistere? Sono ammesse risposte da parte nostra. Che differenza c'è tra marketing e copyright? E tenete presente quello che dicevamo prima, cioè quando è che un contenuto è funzionale. Marketing forse per un aspetto economico? Sì, diciamolo meglio. Perché anche il copyright ha una versione, cioè, che io lancio il prodotto sul mercato, deve offrire in modo che venga venduto, che però quindi più c'è una cosa economica, nel senso che io lancio il prodotto. Il copyright invece come lo lancio, come per arrivare, cioè come dire alla persona che sta scegliendo quel prodotto fa la scelta giusta, cioè devo comunicargli, devo indirizzarlo verso una scelta. Sì, molto bene, sì. Qualcun altro? Ad aggiungere qualcosa, questo è già molto giusto. Quindi se c'è una strategia di marketing, comunque viene scelto un percorso, cioè se viene scelto un percorso, appunto, quindi con marketing mix, cioè copyright è quello che lo metti in atto, quindi cerca di tradurre quella che è una parte che considera tanti fattori e concentrati in quel canale che voglio aggiungere, quindi se il verbo di guerra ci sarà il copyright che raggiungerà quel, cioè quello specifico target, quindi conoscere il metodo, quindi saprà come scrivere per quel metodo e tradurre quello che chiede per la squadra per lui, appunto, c'è un po' di pari di quell'immagine per prendere. Sì, 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 giusto. Quindi secondo voi può esistere un marketing, alla luce della definizione che avete dato, un marketing privo di copyright? E un copywriting privo di marketing? Molto bene, sì. Perché infatti quello che voi dite conduce a una conseguenza fondamentale. Nel caso del marketing, del quale noi ci occuperemo in sede di questo laboratorio, c'è un advertising il cui scopo è essenzialmente far sì che qualcosa diventi evidente nel modo in cui noi lo interpretiamo. Cioè io dico bevo birra perché fa bene. E questo è sicuramente marketing. Cioè io trovo un motivo che nella mente, o per meglio dire, lo vedremo, nell'inconscio del ricettore, crea in lui un bisogno indotto nei confronti dell'oggetto comunicato. Ma io non aggiungo nulla a questo se non la percezione in colui
che legge, ascolta o vede ciò che io propongo. Chiaro? Qual è la grande differenza nel copywriting? Che io nel copywriting non ho già un contenuto preordinato da piazzare, ma sono io stesso che creo un contenuto per una cosa che ritengo di valore. In altri termini, più specificatamente, mentre nel marketing la comunicazione deve creare un valore che non preesiste alla comunicazione tra colui che parla, il locutore, e colui che ascolta, il recettore, e quindi io questo valore lo creo, invece questo valore devo soltanto far sì che sia indotto in colui che ascolta. Nel copywriting invece la questione è diversa, perché sono io che devo creare un contenuto in base a un valore che già esiste. Cioè, un conto è se io debbo dire a qualcuno che ho una macchina vecchia da vendere, no? E quindi farò di tutto perché questa cosa sia comunicata a quanta gente, quanta più gente possibile. Ma questo non c'entra con il valore della macchina, chiaro? Se invece io devo raccontare che ho comprato una macchina stupenda a un gruppo di amici, in questo caso il valore già esiste, non dipende dalla comunicazione. La comunicazione si fa veicolo di traduzione di un valore preesistente. Ecco la grande differenza. Il marketing crea un valore sulla base di una comunicazione che induce in colui che ascolta un bisogno. Mentre invece il copywriting, alla luce di un valore che preesiste, cerca di raccontarlo, di spiegarlo e in ultima analisi di condividerlo. Ci siamo? È ben chiaro? Siete d'accordo? Se non siete d'accordo lo mettiamo in discussione. Ok? Quindi capite che il lavoro del copywriter ha una grande differenza rispetto al lavoro dell'operatore di marketing. Il copywriter non vende in prima istanza. Il vendere, che pure fa parte del copywriting, è una conseguenza, perché il copywriter crea contenuto. Quello del copywriter non è solo un lavoro di scrittura, come può essere un annuncio pubblicitario. L'umanesimo che innova è il motto dell'Università di Macerata. Questo è un motto a metà, anzi poi lo dico secondo voi di marketing o di copywriting. Ma colui che fa copywriting non crea semplicemente il motto, l'umanesimo che no, ma inventa il concetto. Ecco la differenza. Il lavoro del copywriter è un lavoro di ordine concettuale. E qual è la modalità attraverso la quale l'essere umano crea concetti? Dite pure. Come crea un concetto? Attraverso la mente. Sì. Ma diciamolo meglio. Come funziona la mente? Come faccio a concettualizzare qualcosa una volta che la penso e poi a condividerla con un soggetto differente? Esatto, la parola è il linguaggio, quindi la scrittura. Ecco perché c'è il linguaggio. Come? Molto bene, infatti adesso arriveremo al vostro amatissimo triangolo semiotico, a quale voi pensate tutte le sere prima di applicarsi. Il web writing, quindi, è una scrittura di questo tipo, che però si serve di regole specifiche. Cioè, quando si scrive per il web, noi dobbiamo attenerci a determinati fattori che sono insiti all'interno della comunicazione internet. Questo, lo dico fin da subito e lo ripeterò fino ad estenuarvi, non significa prescindere dalle regole generali della scrittura, ma significa semplicemente applicarle in un modo specifico, unendole ad altre competenze. Perché dico questo? Perché solitamente la scrittura per il web è accompagnata da una incuria di ordine grammaticale, logico e retorico. In altri termini, chi scrive per il web sbaglia un sacco. Questo, oltre che essere un peccato mortale nei confronti della bellezza della lingua e della letteratura, è anche importante proprio dal punto di vista comunicativo, perché il contenuto che funziona meglio è quello più bello e più corretto. Più bello e più corretto. E scrivere in maniera bella e corretta, o come direbbe qualcun altro, ornata e ben costruita, non è una cosa nuova, è una cosa che preesiste al web di almeno una ventina di secoli, una venticinquina di secoli nella nostra tradizione. Cioè è una cosa che noi abbiamo imparato per la prima volta nell'antica Grecia, nel V secolo a.C., e Aristotele per esempio ha scritto un famoso trattato
la retorica, che è la base per ogni web copywriting. Ovviamente Aristotele non sa nulla del web, però sa tutto di come utilizzare la scrittura e il linguaggio ai fini comunicativi. Perché se è vero che il web writing non è altro che un sottoinsieme del writing, è chiaro che io devo utilizzare la scrittura e tutto quello che essa significa per parlare con quelle che sono le modalità e le coordinate del web. Domande su ciò? No? Come quando scrivo un messaggio per la radio, cioè come quando faccio qualcosa per la radio, per la televisione, per una situazione della domanda. Sì, sono due linguaggi molto diversi. E addirittura dipende anche dalla radio per la quale tu prepari un messaggio. Perché se io scrivo un messaggio per Radio 3, sarà un messaggio di un certo tipo. Se io scrivo un messaggio per Radio 105, sarà un altro tipo. E se io scrivo un messaggio per Radio Piedriba di Macerata, sarà un'altra tipologia ancora, probabilmente basata nell'ultimo caso sul vernacolo. Quindi questo che cosa ti dice? Che il mezzo che utilizziamo per la comunicazione determina la modalità con la quale noi comunichiamo. Attenzione, non il contenuto, la modalità. Il contenuto rimane il medesimo, ciò che cambia è la modalità. Cioè io devo declinare, fare un lavoro di traduzione del medesimo contenuto attraverso diversi linguaggi. È come se il web avesse creato una sorta di micro comunità linguistica, declinato ovviamente in tutte le lingue, dall'italiano a tutte le altre lingue possibili, dove però il codice, cioè il linguaggio condiviso, è diventato un sottocodice che sottostà a determinate norme. Chiaro? Questa cosa diventa molto interessante se noi proviamo a fare un esperimento per cercare di comunicare attraverso il web in questa maniera specifica una cosa che parrebbe in prima istanza assolutamente estranea a quello che vedremo perché il canale comunicativo del web, come un territorio specifico. Perché esiste una fortissima discrasia tra l'idea di comunicare un territorio specifico circoscritto nello spazio e il web, cioè l'apertura illimitata su connessione a livello planetario che invece è rappresentato da internet. Questo è un paradosso molto interessante perché è un'idea, una volta tradotta, per tutto il mondo, quindi non c'è più confine. Ecco, in questa nuova situazione esiste la possibilità di parlare esattamente di quello che internet ha negato, cioè l'appartenenza a un territorio? E inoltre, questa appartenenza è qualcosa di astratto o qualcosa di concreto? Qualcosa che inventiamo, che raccontiamo, oppure qualcosa che abbiamo di fronte? Sono queste le domande che ci faremo e alle quali cercheremo di rispondere. Un po' oggi e un po' domani, perché noi affronteremo due punti di vista, come avevo detto. Oggi cercheremo di capirne un po' le basi teoriche insieme, anche se poi alla fine cercheremo di fare un esperimento pratico, perché 4 ore di lezione potrebbero annichilire, allora potremmo aiutare. Oggi cercheremo di fare la parte teorica, cioè discuteremo insieme su che cosa sia il web copywriting per le marche, e domani invece faremo un'analisi un po' più storica, cioè cercheremo di aprire quell'immenso scrigno che sono le marche, perché c'è una cosa che ci pervade come marchigiani e che tutti ripetono: una grandezza rimasta nascosta. Lo vedremo in maniera specifica, ma se c'è qualcosa che contraddistingue la cultura delle marche è la ritrosia, una specie di inspiegabile ma preziosissima timidezza che nasconde però un'infinita ricchezza. Lo vedremo nello specifico, ma possiamo fin d'ora accennare che le marche patiscono una specie di patologia che però ha anche dei connotati interessanti, e cioè quello che potremmo chiamare sindrome di Giacomo Leopardi, che tutti conoscete, il nostro caro poeta. Ebbene, è come se le marche facessero un po' come Leopardi. Sapete, in un famoso testo lui guardava la ragazza che aveva di fronte, che era una sarta che filava di nome Silvia, il fake name, il nick che lei usava per chattare, no? E Leopardi era dopo lo so. Qual è il mio nome, Silvia? Bellissimo, te l'hai spazio di 10 punti alla vita. Leopardi va da Teresa, è nascosto nelle stanze del paterno stello su quelle che lui chiama le sudate carte.
dentro la sua mente, dentro il suo cuore si scatenano tempeste che avranno pochi eguali nella storia della letteratura, perché Leopardi raggiungerà veramente l'apice del pensiero. Se pensate che solo Veltronelli scrisse il testo più perfetto di tutto il romanticismo italiano, cioè l'Infinito. È un uomo che parla diverse lingue, che conosce tutto della storia e della filologia, che ha un'immensità di sentimento dentro di sé, ma di tutto ciò Teresa non saprà mai niente. Perché Leopardi parla sempre a Silvia, mai con Silvia. Infatti la poesia è diretta a Silvia, non con Teresa, non con Silvia. E le Marche hanno la stessa attitudine. Rinchiuse dentro le stanze della propria interiorità, è come se non riuscissero a comunicare veramente tutta quella loro ricchezza che si agita dentro lo spirito di questa terra. Da un punto di vista anche turistico, soltanto culturale, le due cose sono intimamente connesse, lo vedremo. Quindi, così come Leopardi parla a Silvia e non con Silvia, chiuso nelle stanze del paterno ostello sulle sudate carte, similmente la cultura marchigiana è prigioniera di se stessa nella misura in cui non riesce a comunicare efficacemente se stessa. Questo non significa che le Marche non abbiano un infinito potenziale turistico-culturale da mettere sul piatto, non inferiore a quello di zone molto più blasonate, come ad esempio la Toscana o altre zone europee. Non c'è una vera differenza qualitativa tra l'arte, la storia di Firenze, della Toscana e quella delle Marche. Sembra un'eresia, detto così, ma in realtà la differenza è veramente comunicativa. Lo capiamo se riflettiamo anche sulla storia. Per esempio nella lingua inglese, che è un po' la coinè, cioè la lingua comune che lega tutti quanti, perlomeno da una cinquantina d'anni, e nel fare copywriting è bene che uno abbia una padronanza quasi allo stesso livello dell'italiano e dell'inglese, perché tutti i contenuti che uno produce in italiano hanno senso, sì, ma un senso molto limitato se questi non vengono prodotti in lingua inglese. La lingua inglese, appunto, che è decisiva, perché è come se fossi il latino nel Medioevo. Nel Medioevo, fino al 1600 compreso, qualora non si fosse utilizzata la lingua latina come mezzo di comunicazione, ciò che si diceva rimaneva lettera morta. Infatti la grande letteratura nasce proprio da lì. Oggi la cosa vale per l'inglese, e in inglese una parola per dire toscana, per esempio, esiste perlomeno dalla fine del Settecento. Esiste una parola per dire Roma, esiste una parola per dire Napoli, ma non esiste una parola per dire Marche. A tutt'oggi facciamo molto fatica a tradurre Marche per gli stranieri. L'esperimento che faremo con voi, tutti voi avete un'ottima conoscenza dell'inglese, una buona conoscenza dell'inglese, una elementare conoscenza dell'inglese. Comunque siete in grado di fare esperimenti linguistici con me sulla lingua, se tentiamo di tradurre delle cose che parrebbero poco traducibili, perché poi proveremo a fare. Però basta parlare in inglese, che da dove viene Mark e non capisce. Esattamente, esattamente. Infatti, se dici Mark o comunque se vai a capire, non lo capisci. No, infatti, poi c'è chi traduce al volo Mark e Brand, capito? Non so. Infatti, quando per esempio alla fine, nel 1821, c'è un grande poeta inglese, John Keats, qualcuno di voi lo conosce, era un grandissimo poeta romantico inglese che ebbe la fortuna di scrivere in maniera stupenda, infatti utilizzeremo i suoi versi come esempio di scrittura, e la sfortuna di ammalarsi molto giovane, dovendo lasciare però una fidanzata a Londra e dover partire. Per salvarsi aveva solo una possibilità, cioè cambiare clima, lasciare il rigido inverno dell'Inghilterra di allora e tentare, con un più mite clima, di cambiare il suo stato di salute. Per cambiare clima, John Keats dovette andare in Italia. E tra le opzioni che aveva c'erano Roma, Napoli, Milano e Firenze. Perché c'erano delle parole per dire. Poteva dire Tuscany, poteva dire Florence, poteva dire Naples, poteva dire Rome, e infatti poi scelse Rome e morì, come voi tutti sapete, in Piazza di Spagna, a Roma. Siete mai stati al museo di John Keats? Andate a scegliere, è molto bello. Keats muore a Roma, ma lui non aveva idea dell'esistenza delle Marche. Siamo nel 1820. Non aveva idea perché non c'era una parola che descrivesse questo territorio, perché non c'era il concetto quindi di questo territorio. Vedete, come dicevamo prima,
concettualizzare qualcosa serve il linguaggio. Nella lingua inglese mancava questa parola. Quindi se anche John Keats avesse voluto tentare di salvarsi non a Roma ma nelle Marche, non avrebbe potuto, semplicemente perché questa idea non c'era. A tutt'oggi sono passati 170 anni circa, qualcosa di più, una parola non esiste ancora. È ancora difficilissimo comunicare le Marche. Quindi John Keats ancora non poteva venire a... magari si salvava nelle Marche, cioè, non è detto. Però in ogni caso non avrebbe potuto venire qua, perché manca ancora una parola. Ma la domanda che faccio io a voi è, ed è una domanda annosa e complicatissima, perché non c'è una parola per dire Marche? Non c'è neanche una parola per dire Macerata o Ancona? Io ho viaggiato un po' perché lavoravo per questa università e all'estero, quando dicevo Macerata, gli americani e gli inglesi capivano Maserati, quindi erano convinti che lavorassi per la casa di produzione. Poi Macerata invece è tradotto alla lettera, era qualcosa che veniva proprio Macerata, cioè Splinter, ma non funzionava lo stesso. Perché secondo voi non esiste una parola dall'Ottocento oggi per dire Marco? Non è stata pubblicizzata. Ma non esisteva ancora la pubblicità quando Pizza si ammala. In generale non si parla nel periodo in cui c'era stata la traduzione da parola di nel senso in Inghilterra, in cui ci stava un in inglese, insomma, delle città straniere, non si conosceva nemmeno. Sì, infatti, però sto chiedendo proprio il motivo per cui è accaduto questo. Però città come Roma e Firenze hanno creato il loro mito nel corso del tempo. Esatto. Attraverso la promozione dell'arte, il mecenatismo, poi essendo anche al centro di quello che era il Grand Tour nel Settecento e quindi... Sì. Quindi non sono famose. Cioè, non sono famose per qualcosa di stato. Cioè, per esempio, anche altre zone, naturalmente non così grandi, ma per esempio le Cinque Terre erano già molto famose, no? O il Tirolo per altri motivi. Però io credo che la questione chiave l'abbia tirata fuori la signorina che studia storia, giusto? Sì. Cioè, qui abbiamo delle regole così chiare. Ciao. Cioè, non hanno creato il loro mito. Perché utilizzavi questa parola? Che volevi dire? Inizialmente è stata Roma forse la prima, essendo le sue origini, a porsi come un modello per le altre città dell'impero, a porsi quindi come centro, nella mente di tutti quella che è la città. No, per Roma è facilmente spiegato, è stato l'impero. Poi si è cercato di raggiungere di nuovo quei livelli, di cercare di eguagliare quella grandezza. Quindi i grandi centri si sono adoperati in questo senso nel corso della loro storia, attraverso chi ha gestito il potere in quelle città. Ma che cosa significa creare un mito della propria terra? Invece la storia di Edo, cioè comunque è stato narrato in quella terra. Molto bene, questo è il punto, bravissimo. È stato narrato, quindi la differenza la fa la narrazione, e la narrazione è esattamente il writing, e oggi la narrazione avviene attraverso il web. Quindi ciò che anticamente viene chiamato un mito fondativo o narrazione fondante, oggi può essere equiparato per alcuni versi, nell'ambito ovviamente turistico, al web copywriting. Vi è chiaro quindi? Avete visto, ci siamo arrivati naturalmente, adesso infatti lo riassumiamo. Perché Keats non poteva scegliere di venire a morire a Macerata o ad Ascoli? Perché non aveva le parole per dire, perché non esistevano e non esistono tutt'oggi le parole in inglese per dire Marco. Perché? Perché non c'era stato un mito, cioè non c'era stata un'idea comune, un archetipo che la storia aveva tramandato affinché diventasse concetto e quindi parola. E perché non c'era stato? Perché non era stata narrata nessuna storia. Quindi la differenza la fa la narrazione. Come sempre nella storia, ciò che cambia il destino dell'uomo non sono i fatti, ma sono le parole.
Quindi la narrazione è tutto, cambia il destino di un popolo. Le parti non hanno narrato, però non aver narrato non significa non aver avuto nulla da dire, sono due cose molto differenti. Significa che non è stato possibile esplicitare qualcosa che a livello implicito esisteva ed esiste. Quindi se noi oggi ci proponiamo il compito di riportare alla luce il sepolto, perché quando noi cerchiamo di fare web copywriting in territorio marchigiano è questo, non facciamo altro che tentare di narrare il linee narrabile, cioè di raccontare una storia che non è stata più detta, quella delle marche. È come se noi portassimo Leopardi faccia a faccia con Silvio. Se fosse stato veramente lui sarebbe svenuto subito, ma insomma cerchiamo di farlo incontrare con lei affinché lei sappia che Teresa Fattorini muore senza sapere dell'esistenza di Leopardi, come pensi. Quello che cerchiamo di fare è spalancare le finestre del paterno stretto, cioè parlare con Silvia e non soltanto di Silvia. Per far questo dobbiamo cercare di interrogare i miti marchigiani. Miti e fiabe, di cui le marche sono ricchissime. Miti e fiabe significa anche tutta la parte culturale e artistica, non soltanto i miti e le fiabe in senso stretto. Un'ultima notazione. Perché ci interessa così tanto la cultura? Perché è così importante? Per due ordini di ragioni. Il primo è un ordine di ragioni di tipo pratico, cioè effettivamente se l'Italia in generale e le Marche hanno una forza, questa forza risiede nell'infinita ricchezza storico, artistico, culturale di questa terra. E la sua identità, se esiste un'identità marchigiana, risiede proprio nella tradizione artistico-culturale. Questa tradizione non è qualcosa di museale, cioè qualcosa di fine a se stesso e usufruibile soltanto per ragioni burocratiche e astratte, ma qualcosa di molto serio, nel senso che alcuni territori vivono o muoiono nella misura in cui riescono a dire che cosa sono dal punto di vista culturale. Pensate alla grandezza turistica di posti come la Sicilia, dove non a caso ogni anno arrivano camionate di turisti da tutto il mondo, ma soprattutto tedeschi. Qualcuno vede perché così tanti tedeschi ogni anno in giugno vadano in Sicilia? La cultura, cioè già all'800 della guerra dei limoni. Esatto, e soprattutto una persona lo fa. Goethe, 10 punti per lei, signori. Goethe scrisse il suo diario, no? Dedicato alla Sicilia, e ancora oggi quindi molti in Germania, venendo da quella tradizione, sanno attraverso Goethe che cosa è stata la Sicilia. Alle Marche è mancato un narratore in questo senso, perché se ci fosse oggi un web copywriter con le capacità di Goethe, potrebbe promuovere qualsiasi territorio nel giro di 10 minuti in tutto il web. Se imparando la tecnica di Goethe noi la applichiamo a quello che è la modalità comunicativa e strategica del web copywriting, ecco che riusciamo esattamente nel nostro scopo, cioè riuscire a dire le marche attraverso la rete. Chiaro, no? Questo punto. Perché Goethe che cosa fa? Ripercorrendo la storia della Sicilia ne fonda i miti. Fondandone il mito, la Sicilia riacquista una sorta di identità e quindi diventa anche un brand. Brand è una parola che significa anzitutto che cosa, secondo voi? Marchio, poi? Identità. 10 punti per lei, sì. Identità, anche identità. E brand significa anche tatuaggio, in certi slang. Sì, il punto è qualcosa che ci marchia, no? Il brand è questo. È qualcosa che ci marchia, infatti marchio, marca, marche, mancia. Qualcosa che ci marchia è qualcosa che ci identifica. Quindi nelle strategie di branding la questione fondamentale è anzitutto quella di riferirsi a un'identità profonda con la quale comunicare. Nella famosa teoria comunicativa che dicevamo prima,
e che ha il suo fondatore per molti versi in De Saussure e poi in Jacobson, autore a voi carissimi, c'è un punto basilare, cioè affinché avvenga una comunicazione intersoggettiva fondata su di un codice, bisogna che entrambi i soggetti partano da un punto di vista di ordine egoico, cioè io non riesco a comunicare, cioè non riesco a riconoscere l'altro soggetto come tu, se non parto da una base non neurotica della mia percezione come io, come soggetto, come identità. Quindi questo significa che finché non ho chiaro chi sono, non riesco a comunicare neanche con l'altro. Questo è vero anche nei rapporti interpersonali, ma vale anche per i rapporti interculturali e anche per i rapporti interterritoriali. Quindi, affinché le marche diventino un brand, ma non in senso di marca, in senso di copyright, devono acquistare anzitutto una identità. Vedete qual è il punto? Comunicazione fondata sull'io, libertà, se è identitario. Il significato ultimo di brand riporta ancora una volta al concetto di identità. Chiaro lo schema? Non ho il pennarello, però dovete fare uno sforzo mentale. La comunicazione avviene sulla base della chiarificazione dell'io, perché affinché ci sia un codice condiviso tra più soggetti bisogna che sia riconosciuto un tu, a base del riconoscimento del tu è la chiarificazione dell'io, quindi dell'identità. Chiarificazione egoica risponde all'identità, a una questione identitaria, e all'identità riporta anche il concetto di brand, che in ultima analisi significa, oltre che marchio, marca e il tatuaggio, anche identità. Quindi brand da un lato e comunicazione dell'io dall'altro riportano tutti e due al concetto di identità. Chiaro? Qui stiamo utilizzando una tecnologia innovativa, cioè la lavagna invisibile. Chiaro per tutti quindi l'importanza di questa cosa dell'identità? Perché ora il punto fondamentale diventa: che cos'è l'identità marchigiana? Esiste un'identità marchigiana? Perché prima di chiederci come narrarla, cioè fare con le marche quello che Kitz ha fatto con Roma e che Goethe ha fatto con la Sicilia, esiste un'identità marchigiana o è una linea tracciata sulla terra in modo così? E se non lo è, dobbiamo interrogare per forza i miti e le chiavi. E vengo al secondo punto, poi facciamo una pausa se siete pausi. Il secondo punto è questo. Cioè noi per dire brand, per dire identità profonda, per dire qualcosa da narrare a livello vero, abbiamo detto che ci riferiamo ai miti, alle fiabe e alla cultura. Per quale motivo? Perché per parlare di brand e di identità noi dobbiamo parlare non soltanto a livello primario della comunicazione connotativa, c'è un altro termine a cui studenti molto caro, scienza della comunicazione, non soltanto a livello connotativo, ma a livello inconscio. Cioè per fondare il mito noi non possiamo rimanere a un livello conscio, e anche il copywriting non si fonda semplicemente sul livello informativo del linguaggio. Cioè io per narrare le marche non posso dire che le marche hanno 1.000.000 di abitanti, 5 province, sono bagnate dall'Adriatico e dagli Appennini. Che dici? Stato di superficie, ma ho ragione di tutto. Esattamente. Raggiunto quello che fa parlare di informazione. Sì, esatto, esatto. Cioè noi andiamo a scavare a un livello più profondo e quindi utilizziamo il linguaggio a livello più profondo. Cioè non lo utilizziamo soltanto per informare, ma per narrare. È qualcosa di molto differente, che implica un portato comunicativo molto profondo. Ebbene, per narrare a quel livello non possiamo soffermarci soltanto a livello conscio della comunicazione, ma dobbiamo toccare qualcosa di più profondo che sta nell'ambito del subconsciente. E come ci insegna tutta la psicanalisi, e in particolare l'opera di Jung, allievo eretico di Freud, per parlare attraverso l'inconscio e quindi all'identità profonda dell'io occorrono quelli che Jung chiama sì, archetipi, esattamente, che sono espressi dai simboli. Lo vedremo nello specifico, ma per ora già sappiate che per parlare all'inconscio è necessario l'archetipo, cioè un simbolo che sappia dirci qualcosa di un'identità a livello inconscio, non a livello informativo. È chiaro che se io vedo la Fontana di Trevi penso immediatamente a Roma, e non è un'informazione, è un simbolo. E così se io vedo la Volta della Sistina penso immediatamente a quel luogo vaticano, non per motivi geografici, ma per motivi simbolici.
e così le bandiere. Che rapporto c'è tra il bianco, rosso e verde e la nostra terra? Non è un'allegoria, è una simbologia. Si parla all'incrocio, per questo è così importante la scelta dei colori nelle bandiere. Sì, ma appunto l'identità nazionale non è un fattore soltanto geografico, no? O soltanto fisico, è un fattore simbolico. È quello che unisce i popoli, qualcosa che sta a livello profondo. E dunque, ecco la conclusione, se noi dobbiamo parlare di inconscio non possiamo parlare di ciò che sta in superficie, ma di ciò che sta sotto. Perché il singolo soggetto, chiunque di noi, sta all'attività onirica, a quello che viene nei sogni, che per Freud e Jung sono la traccia dell'inconscio, così come un popolo sta a che cosa? Guardate sempre la lavagna, soggetto, l'equazione, il soggetto sta ai sogni, i sogni sono la traccia dell'inconscio, no? Il soggetto sta ai sogni come un popolo sta a che cosa secondo voi? Cioè che cos'è che ci dice l'inconscio di un popolo? La cultura. Sì. Una alla volta? La cultura. La cultura, senza dubbio. La storia. La storia, senza dubbio. Però siamo ancora un po' generici. Tradizione. Come? Tradizione, folklore. Sì, sì, anche, certo. Sì, certamente, sì. Sì. Simboli che però troviamo dove? Soprattutto nelle narrazioni mitologiche, e nelle narrazioni fiabesche e nelle narrazioni artistiche. Ed ecco perché ci interessa così tanto l'arte, ecco perché ci interessa così tanto la tradizione delle fiabe e la tradizione dei miti. Perché noi lì possiamo andare a scovare degli archetipi che poi toccano qualcosa che riguarda ognuno. Questa è la grande teoria di Jung, di cui però possiamo parlare tra un po'. Che ore sono? Le 5. Volete fare una piccola pausa? Siete in divisa? Facciamo una piccola pausa. Poi guadagnerò loro. Allora, una piccola pausa di...